Tifosi nerazzurri, ben trovati. Nuovo appuntamento con Bordo Campo Serie B. Come ogni lunedì, dagli studi di Latina V parliamo di Serie B e soprattutto di Latina Calcio. Vi racconteremo cosa è accaduto nell'ultimo match. Lo faremo con vari approfondimenti e con alcuni graditissimi ospiti come di consueto. Ma andiamo subito a presentare un ospite eccezionale, particolare. Questa sera la versione in rosa del tifo nerazzurro. Salutiamo Marianna delle Pontinelle. Buonasera, ciao buonasera Marianna. Sì. Benvenuta. Grazie. E allora inizieremo a parlare appunto di questo pareggio beffardo. Certo che ci siamo rimasti male malissimo. Sabato. Ormai pensavamo veramente di aver preso i tre punti. Cosa è successo secondo te? Che è successo? Secondo me la squadra si è un po'... Non siamo abituati ad andare in vantaggio di due gol. Sì. Quindi secondo me si è un po' adagiata, perché poi abbiamo dominato praticamente fino a quel momento. Cioè, secondo il mio parere è così. Cioè, secondo me siamo andati benissimo, poi è successo... E poi il blackout. Patatrack, sì. Sì. Potrete aver già capito, insomma, che c'è grande competenza dalle parole di Marianna. Parliamo di Pontinelle, poi approfondiremo il discorso come nasce la realtà Pontinelle. Lo leggiamo anche sulla sciarpa che ci mostra Marianna. Ce lo mostrerà anche la sua amica, compagna di avventura nelle trasferte e sugli spalti della gradinata del Francioni, cioè Giovanna. Ma andiamo a vedere cosa è accaduto nell'ultimo turno. Vediamo subito i risultati maturati nella giornata a cui abbiamo assistito sabato. Vi ricordiamo anche la possibilità di interagire con voi attraverso i messaggi con il numero 331 12 45 625. E allora vediamo i risultati. Abbiamo detto di questo beffardo 2-2 tra Latina e Salernitana, poi c'è questo posticipo che andremo a seguire, Cagliari-Ascoli, il Bari che continua a farsi strada lì nei vertici della graduatoria, un ennesimo tonfo per mister Breda in quel di Crotone contro una squadra calabrese sempre più lanciata, Novara Spezia, il Novara affonda i Liguri e affonda la panchina di mister Bielizza, e poi il Perugia che dilaga sul Brescia. Questi risultati maturati nell'ultima giornata. Abbiamo avuto la possibilità nel dopogara di Latina Salernitana di approfondire quanto accaduto al Francioni con questo Latina Supone, un Latina che avrebbe potuto chiudere il match con i campani, la palla del 3-0 divorata soprattutto da Daniele Corbia nel corso della ripresa, e poi è arrivato questo grosso pasticcio, diciamo in coabitazione, in collaborazione tra Simone Farelli, il portiere sostituto di Gennaro, e Riccardo Brosco, questa incomprensione che ha spianato la strada a Donnarumma per il primo gol. A quel punto è arrivata un po' la paura, vero Marianna? Già da quel momento si è capito che avremmo sofferto. Secondo me sì, perché anche loro forse erano convinti, come noi tifosi, che la partita era a casa ormai. Vero. Invece poi preso un gol, si sono un po'... E gli altri si sono caricati ovviamente. Ovviamente loro sono caricati, hanno visto e quindi dicevo ok, andiamo. Ma raccontaci quant'acqua avete preso sabato? Le gocce non le abbiamo contate, l'abbiamo presa tutta, sì. Proprio tutta, e infatti ogni tanto il cappuccio che cadeva la partita, quello davanti con l'ombrello, però vabbè, abbiamo sofferto con il Latina davvero, quindi... Anche questo meritavamo i tre punti, perché gli ospiti stavano belli coperti. Qua ce ne sarebbe da parlare, è vero. Ma vogliamo parlare allora di queste Pontinelle, come nasce questa realtà? Magari mostraci anche questa bella sciarpa che è stata fatta da una persona speciale. Sì, fatta da mia zia Teresa, che è fatta a mano. Ci ha messo proprio il nome, personalizzato, anche Giovanna ovviamente ha il nome suo, ci ha lavorato non so quante notti, poverina. E niente, nasce proprio con Latina Pisa, la promozione storica in Serie B. Avete scelto una bella data. La data bellissima abbiamo scelto, e abbiamo pure portato un po' fortuna, anche se comunque Latina era lanciatissima a quella partita. E da lì abbiamo cominciato a seguire proprio sempre di più, prima lo seguivamo più in televisione. Poi... Ecco, c'è già una prima immagine che vi riguarda. Okay, sì. Non siete astemi a quanto pare. No, lo siamo, però ci prendono in giro e ci fanno fare le foto apposta con la birra, però noi siamo completamente astemi. Ah, ecco, sventiamo dunque queste voci. Sì, ecco, questa è la trasferta di Avellino di domenica scorsa. Tra l'altro mi dicono un pullman pieno di donne. Sì, erano delle pazze scatenate proprio, mamma mia, i ragazzi con le orecchie... Cotturate, dicono sì. No, basta, mal di testa, ecco qui.
oppure un'altra trasferta con la nostra sciarpona lunga 1,5 km, ci prendono in giro per questo. E tra l'altro ti ha trasmesso questa passione il fratellino. Mio fratello, sì, mio fratello mi ha fatto crescere praticamente con il calcio. E quindi è proprio una passione. Io ogni tanto cerco di uscire dal tunnel della droga del calcio, invece niente, non ci si riesce e ci si ritorna subito. Quindi... Tra l'altro, dovete sapere che di solito ogni lunedì pomeriggio anticipiamo i contenuti di Bordocampo Serie B anche attraverso il social, attraverso Facebook. E nel momento in cui abbiamo annunciato la presenza delle Pontinelle è accaduto il finimondo, nel senso che ci sono state condivisioni, commenti, like a tutto spiano e tutti a chiedere il saluto di Marianna e Giovanna. Sì, infatti, se dobbiamo fare la lista, poi sembra la trasmissione non ci basta. Qualcuno sì, qualcuno no. Facciamo un saluto generale. Sì, facciamo un saluto generale, dai, a tutti quanti, i nostri amici e tutti quelli che tifano Latina e latinensi in generale, dai. Vediamo cosa ci stanno scrivendo i nostri amici. Ricordo il numero 331 12 45 625. Iniziamo a leggere i primi messaggi che ci fornisce la regia e poi andremo ad ascoltare quello che hanno dichiarato i protagonisti nel dopogara del match con la Salernitana. Andiamo a leggere i primi messaggi, se la regia è pronta, eccoli, ricordo ancora il numero, sono il Piragna, ecco. Mi fai un saluto alle mie tifose preferite, grazie a te Piragna, è mai possibile che Brosco ad ogni partita ne combini una? Schizzo, salutiamo anche Schizzo, è stato nostro ospite qui con i ragazzi di Stampo Littoriano. Bella Marianna, un saluto affettuoso anche a Domenico, Sergio T, ciao Sergio. Marianna, Giovanna siete fantastiche, Schizzo, Stampo Littoriano, un saluto a tutti. Io credo che ci si rilassi un po' troppo dopo aver fatto gol. Ciao a tutti, Daniela. Un saluto anche al sottoscritto, ti ringrazio. Brosco con chi gioca? Tony, qui sei parecchio polemico, devo dire. Avremo modo di approfondire anche il discorso dei gol subiti nel finale della Latina, ma intanto ascoltiamo come ha commentato questo beffardo pareggio mister Mario Somma nel dopopartita di Latina Salernitana. Ascoltiamo. Importanti, quindi hanno la giocata in qualunque momento, hanno trovato una situazione un po' rocambolesca da parte nostra, un po' la stessa identica palla che è successa ad Avellino, stessa indecisione, bravo Donnarumma, crede nell'ipotetico eventuale errore da parte nostra e a trovare il gol, però una volta che poi hanno raggiunto il risultato di 2-1 hanno spinto al massimo e in una mischia hanno trovato il gol del pareggio, ma ripeto, questa credo che sia una situazione che ci possa tranquillamente stare in virtù di quella che è il valore della Salernità, una squadra fatta di grandi giocatori che nel momento in cui gli concedi un po' di campo se lo prendono tutto, poi diventa difficile ribaltare l'azione. Cosa rimproverate a questa Latina, Mario? Ma io niente, sinceramente niente, perché l'impegno è stato massimale, la squadra secondo me ha fatto una buona partita come l'ha fatta la Salernitana, è stata a mio avviso, al di là di quello che è il dispiacere poi dell'uno o dell'altra tifoseria per il risultato che può essere più o meno positivo, resta una grande prestazione da parte di tutti e due, una partita vivace, una partita sempre molto con grande ritmo, con tante idee, ci sono state tante palle gol, quindi credo che questo sia uno spot molto bello, siamo in una categoria dove la continuità sicuramente paga, noi siamo all'inizio di un percorso, augurandoci che questo percorso poi col tempo ci possa portare i frutti sperati, perché credo che questi ragazzi stiano facendo un lavoro veramente strepitoso dal punto di vista dell'impegno, della volontà, dell'applicazione, del seguire quelle che sono le indicazioni e credo che ci sia anche in maniera evidente una crescita in tutto ciò per quello che è lo sviluppo del gioco che questa squadra fa. Volessimo descrivere in percentuale il momento del tuo Latina, a che punto siamo? Me l'aspettavo questa. Siamo direi al 50%, 50% per quello che è il minimo errore difensivo che ci permette purtroppo di prendere gol e il 50% per quelle che sono il volume di palle offensive che non riusciamo a concretizzare, quindi da questo punto di vista se da una parte il bicchiere è mezzo pieno perché rischiamo poco e creiamo tanto, dall'altra è mezzo vuoto perché al primo errore prendiamo gol e non riusciamo a concretizzare la mole di lavoro che facciamo. Questo dunque il commento di Mario Somma che a quanto pare vede un bicchiere mezzo pieno. Tu sei d'accordo con lui, Marianna? Bicchiere mezzo pieno sempre, sempre. Bicchiere mezzo pieno. Noi mo torniamo dalla parte di là.
Subito, già con Lanciano. Ottimista sì, proprio. Sì, no, e beh, per forza, sennò che vai a fare allo stadio. Giusto, per forza. Giusto. Ottimismo, per forza ci deve stare l'ottimismo. Un tuo giudizio di Mario Somma? Ma lui, vabbè, sono un paio di partite che fa, quindi, cioè, per carità, è un allenatore, quindi non è l'ultimo arrivato. Lui vede così, nel senso, ha detto la stessa cosa, ha detto che praticamente, come dicevi prima te, a un certo punto quelli ci hanno creduto, gli dai un po' di spazio, alla Salernitana adesso lo prende tutto. Dobbiamo cercare di non farci prendere per lo spazio, più il campo. Ce lo dobbiamo mantenere appena andiamo in vantaggio. Subito, non devo dimetterci subito in difesa perché io poi giocherei sempre col 10, cioè tutti avanti. Sì, sì, sono proprio sei alla Zeman. Sì, sono proprio... bravo, perfetto, proprio uno in porta, giusto perché sennò portiere volante e tutti vero? In attacco, io sì, io sono così. Però ecco, non dico proprio così, però ecco, cercare di gestire un po' meglio le partite. Vedo che la competenza tecnica c'è tutta, ma adesso chiamiamo in causa anche la tua componente femminile. Qual è il calciatore nell'azzurro che ti piace di più, non solo per come gioca? Fisicamente parlando. E la domanda è d'obbligo. Brosco è un bel ragazzo. Sì. A parere sì, Brosco. Quindi Brosco compensa, diciamo, il momento un po' particolare. Sì, vabbè, infatti mi ha chiesto la, la caratteristica. Vi siete un po' arrabbiati per questo cosa. Vabbè, però ci può stare, cioè sbaglia solo chi osa, ci può stare. Beh, è vero, è stato un po' polemico qualcuno, ha detto ma Brosco con chi gioca? Però si può sbagliare, cioè magari può sbagliare l'attaccante che si è divorato il certo. Gol del 3-0 e molto probabilmente chiudevi la partita, e come si può sbagliare il difensore, il portiere, cioè sbagliare possiamo sbagliare tutti, ci è dispiaciuto, però è andata così. Ma chi ha detto che il calcio è una cosa da uomini? Ascoltate insomma questa tifosa come commenta e con quale acume va ad argomentare le sue affermazioni. A proposito del pasticcio che ha provocato il primo gol della Salernitana, abbiamo parlato anche con chi questo gol lo ha segnato, allora ascoltiamo il commento del tecnico dei Granata, Vincenzo Torrente, e proprio del giocatore che ha realizzato la doppietta che tanto male ha fatto a Latina, e cioè Alfredo Donnarumma. Il contributo della regia. C'è stata una grande reazione, voglia di recuperare questa partita, avevamo commesso due ingenuità in fase difensiva e poi l'abbiamo con la determinazione, la voglia di riuscire a trovare un risultato positivo, è andata bene, i ragazzi comunque alla fine hanno meritato questo pareggio perché è stata comunque una bella partita, azione da una parte, azione dall'altra, direi un pareggio giusto. Era la fine che si aspettava, mister? Sì, sì, la squadra che ha qualità. Una squadra che in casa si esprime meglio rispetto alle partite in trasferta, però mi aspettavo una squadra così. Noi abbiamo cercato di non mollare fino alla fine, ci stavamo arrendendo un po' troppo presto, poi ci siamo sbloccati, abbiamo fatto gol e da lì abbiamo trovato un po' più di coraggio e ci abbiamo creduto fino alla fine, riuscendo a portare a casa un punto prezioso. Per un attaccante credere sugli errori difensivi deve essere una cosa di tutte le domeniche. Io ci ho creduto ed è andata bene. Di Donnarumma, una doppietta che veramente ha inciso sul match, e tra l'altro Donnarumma che è entrato a partita in corso, nel corso della ripresa, e ha veramente lasciato il segno, Marianna. Sì, infatti era meglio rimanere in panchina, che stavamo meglio anche noi, però come ha detto, lui ci ha creduto fino alla fine, ci devi sempre credere. Loro ci hanno creduto e ci hanno raggiunto. Eh sì, è vero, così. Questo però testimonianza anche del valore della formazione campana che dispone di una panchina di tutto, certo, di tutto rispetto. Rispetto, certo, sicuramente. Per completare il quadro delle interviste abbiamo ascoltato anche il capitano, colui che ha sostituito il capitano nel match di sabato, e cioè mancava Ruben Oliveira e la fascia da capitano spettava di diritto al senatore in casa nerazzurra, cioè Matteo Bruscagin. Vediamo cosa ci ha detto Matteo. Matteo Bruscagin, quanta rabbia? Tantissima rabbia, perché penso avevamo fatto un'ottima partita senza rischiare nulla, abbiamo avuto altre 3, 4, 5 occasioni, forse ho perso anche il conto delle occasioni che abbiamo avuto per incrementare il vantaggio, e dispiace tanto, però penso che la strada intrapresa sia quella giusta, abbiamo dimostrato di poter mettere sotto chiunque, abbiamo fatto quello che dovevamo fare, e c'è un grosso rammarico
per degli errori che abbiamo fatto che potevamo evitare. Si ripropone, come è accaduto ad Avellino, il problema degli errori individuali alla fine che compromettono una prestazione assolutamente positiva. Come lavorare su questo aspetto? Sicuramente c'è magari da stare più concentrati, più attenti. Penso che a livello difensivo abbiamo fatto un'ottima partita di reparto senza concedere praticamente nulla alla Salernitana. È difficile dirti cosa bisogna allenare e cosa no dopo una partita a livello difensivo fatta in questo modo. Per quanto ti riguarda, sei tornato protagonista anche la fascia da capitano. Come giudichi questa tua prestazione? Indossare la fascia da capitano è sempre un onore, l'ho sempre detto e sono felice che il mister mi abbia dato fiducia. Innanzitutto mi abbia dato la fascia da capitano, che è una cosa importantissima, e spero di averla onorata nel migliore dei modi. Ho dato tutto me stesso, poi sta a voi giudicare. Con quelli di oggi forse i punti persi per strada cominciano ad essere un po' tanti. C'è un grosso rammarico, però abbiamo dimostrato più volte, secondo me, di essere un'ottima squadra, di avere un gran gruppo, di avere un gran collettivo, e penso che basti poco per sbloccarsi e per migliorare ancora. Però credo che la strada intrapresa sia quella giusta, come ho detto prima. Serve tanto lavoro, tanto sacrificio, entusiasmo e niente, continuare a lavorare, perché penso che questa sia la strada giusta. Questo dunque è il commento di Matteo Bruscagin, ma intanto ci ha raggiunti in studio, è riuscito a liberarsi dai tentacoli della redazione, Antonio Bertizzolo. Ben trovato, Antonio. Buonasera a tutti, ciao Domenico, buonasera. Antonio Bertizzolo, naturalmente parliamo della redazione di Latina Oggi, nonché voce storica di Radio Luna, nonché il primo giornalista che ho conosciuto nel seguire Latina Calcio, questo lo sottolineo. Caro, ti ringrazio, Antonio. È vero. E allora andiamo subito ad analizzare anche con Antonio quanto è accaduto sabato. Con Mariana stavamo parlando di questa autentica beffa subita da Latina nel corso del finale di gara. È vero, però io tiro fuori un proverbio che dice: chi è causa del suo mal pianga se stesso, perché il Latina, in vantaggio di 2 gol, con una partita che era praticamente in pugno e che doveva soltanto blindare, forse ancora una volta ha dimostrato, e dico che 3 indizi a volte fanno una prova. Penso a Vercelli, penso con il Bari e penso anche a sabato con la Salernitana, che è una squadra che si distrae con una certa facilità, oltre al famoso calo fisico che qualcuno ha sottolineato relativo alla preparazione. Però secondo me è un calo proprio di attenzione nei momenti decisivi della partita, e non è un caso che il Latina di Giuliano con il Bari stava vincendo e nel giro di 3 minuti ha perso una partita che praticamente aveva condotto in porto con grande, secondo me, anche personalità, al cospetto di una squadra che adesso ha raggiunto il Crotone. E poi penso anche a quello che è successo a Vercelli, la possibilità, ecco, di blindare una gara, e invece nel finale arriva la beffa. Ci stiamo un po' abituando a queste beffe, però è un segnale, secondo me, da tenere in grandissima considerazione, perché sono punti importanti che si perdono, perché poi secondo me da gennaio in poi inizia un altro campionato. È vero. Mariana, è una squadra distratta questo Latina. Sì, è una squadra distratta, perché comunque sia, cioè 2-0, appunto, il risultato lo blindi, il terreno non lo perdi, come ha detto Somma, non lo puoi perdere. È vero. Come è fai vero. A perdere il terreno? Apriamo una parentesi legata alla trasferta di Lanciano, perché sì. Sappiamo che la tifoseria organizzata sta già predisponendo dei pullman, c'è la possibilità di rivolgersi alla gradinata nerazzurra nonché al bar Vittoria per chiedere la possibilità di partecipare a questa spedizione in terra abruzzese. 18 euro mi dicono, con partenza alle 10 di sabato mattina, dunque si può aderire, anzi si deve aderire, e ci saranno anche le pontinelle, vero Maria? Certo, Lanciano sì, andiamo sicuramente. Non si può mancare. Non si può mancare. Quelle trasferte che sono fattibili anche per gli impegni, devi andare per forza, allora, categorico devi. Avrai modo di raccontarci come sarà andata anche questa spedizione. Per carità. Adesso siamo pronti con un avvicendamento, perché esce una pontinella e entra un'altra. Certo, facciamo un cambio. Grazie, okay. Allora, grazie per essere intervenuta, grazie a Marianna per averci fatto compagnia grazie in questa prima parte della trasmissione. Adesso subentra la tua compagna di viaggio, okay, sugli spalti in trasferta, cioè Giovanna. Ma intanto con Antonio direi di soffermarci su un aspetto. I
fatali finali di gara di questo Latina. Antonio Bertizzolo l'ha un po' anticipato questo discorso relativo alle partite che sono costate care a Latina proprio nei minuti conclusivi, cioè negli ultimi minuti di gara sono arrivati i gol degli avversari che hanno appunto condizionato il cammino di questa squadra. Sì, io faccio un paragone, quasi una metafora. Il Latina mi sembra come quello studente, quell'alunno che a scuola è molto bravo e ha delle grandi potenzialità, ma poi quando i genitori vanno a parlare con i professori dicono: guardi signora, è bravissimo, ma purtroppo si distrae. Ed è così, questa è una sensazione la mia sulla base di quello che abbiamo visto fino a questo momento del campionato, dove abbiamo visto anche un calcio molto gradevole. Il Latina con il Cesena ha espresso un bel calcio, dobbiamo dirle le cose. Il Latina di Avellino ha giocato secondo me un bel primo tempo di personalità. La partita con la Salernitana anche è stata una grande gara, se noi pensiamo anche ad un campo molto molto pesante. Certo, scusa Antonio, intanto posso invitare la regia a proporci lo schema che avevamo preparato, grazie. Dicevo, sabato il campo era estremamente pesante, quindi era anche difficile giocare con una certa tecnica. Il Latina invece ha continuato a far girare la palla, non ha cercato le soluzioni da lontano e magari quelle azioni un po' sporche, no? Dove poi arriva la spizzata e può arrivare il gol. Ha costruito, però poi tutto quello che ha costruito, ahimè, lo ha dilapidato. Lo vediamo appunto nei minuti conclusivi, si butta al vento una vittoria in quel di Vercelli, 93esimo addirittura, Cagliari dopo una bella rimonta, tutto vanificato dal gol di Giannetti all'81esimo, come diceva Antonio appunto al Francioni contro i Galletti, Valiani il gol dell'ex più Donati tra l'84esimo e l'87esimo e poi anche il rigore di Caracciolo, quello grida ancora vendetta, caro Antonio. Sì, anche perché quella è stata una partita dove forse una tra le più opache secondo me del Latina, dove Di Gennaro è stato bravissimo in molte occasioni, è arrivato questo rigore, lo ricordo un po' tutti, stavamo pensando di portare a casa un pareggio che sarebbe stato molto prezioso, avrebbe cambiato probabilmente anche il destino di Giuliano, chissà. È arrivato questo gol con Caracciolo che si diverte sempre a fare gol a Latina, sì, tra la Coppa Italia e anche il campionato, però ci può anche stare. Devo dire che però se il Latina da un lato si distrae perché dobbiamo analizzare gli aspetti negativi, ci sono degli aspetti secondo me positivi che sono quelli che il Latina è una squadra che fa sempre gol, a parte Brescia. L'anno scorso avevamo il problema esattamente era l'opposto, cioè il Latina che prendeva pochi gol ma non riusciva a segnare. Quest'anno invece va sempre in gol con una certa regolarità, e però questi gol bisogna anche saperli, il vantaggio bisogna saperlo gestire. È vero. Questa è una caratteristica che serve ad una squadra se vuole ambire a delle posizioni di medio-alta classifica. Ne parliamo anche con la nostra ospite, bentrovata, bentornata Giovanna. Dico buonasera a tutti. E allora Pontinella, anche tu, come nasce questa passione, avventura, diciamo, con questa particolare sciarpa? Questa particolare sciarpa, come ha detto Marianna prima, fatta a mano dalla zia di Marianna, la zia Teresa, che adesso chiamiamo tutti la zia Teresa, e con molta pazienza si è messa anche notte e giorno, insomma, a lavorarla a ferri, con il nome, insomma. È una bella cosa, insomma, una cosa originale poi, ecco, una sciarpa veramente originale. E il discorso, allora, noi abbiamo cominciato con Latina Pisa, abbiamo cominciato con la partita di Latina Pisa quando poi, ecco, siamo andati in Serie B. E allora già la seguivamo già in televisione, la seguivamo, il Latina l'abbiamo sempre seguito, però non andavamo allo stadio. Da quella partita in poi abbiamo cominciato e non abbiamo più smesso. È la passione, bel esempio il vostro. Sì, perché poi comunque, ecco, magari il primo anno c'era l'entusiasmo, però sì, poi voi siete rimaste comunque. Sì, siamo rimaste. Un bel vizio, dico io, sì, oltre che esempio, un bel perché vizio. Non avete mai smesso. No, non abbiamo mai smesso, perché poi, ecco, in questi anni poi sempre con l'abbonamento, quando possiamo andiamo in
trasferta. Quando, vi trovate insomma, con tutti questi maschiacci sugli spalti? Ci troviamo. No, ci troviamo. Anzi, teniamo testa. Teniamo testa perché ci facciamo sentire anche noi. Sì. E poi comunque, diciamo, a parte la linea, è un modo come un altro poi per fare comunità, perché lo stadio è comunque un bel posto. Abbiamo conosciuto tantissima gente e noi siamo amici di tutti, amiche di tutti, cioè di tutti, insomma, i gruppi organizzati, sia della gradinata, sia della curva, insomma, conosciamo un po' tutti e andiamo d'accordo con tutti, insomma, quindi. E le ragazze sono tante, perché, insomma, le ragazze sono tante, infatti anche nella trasferta, l'ultima trasferta di Avellino, abbiamo fatto questo pullman, praticamente eravamo quasi tutte donne e abbiamo veramente fatto pazzie. Sembravano quattro pullman. Sì, ci sentivamo solo noi, facevamo veramente per 30 persone, allora era da 50 il pullman, insomma, più di 50, eravamo noi che facevamo veramente, insomma, abbiamo fatto tanta confusione, però ci siamo divertite. Qual è la partita che ricordi con più piacere, al di là di Latina Pisa? Allora, diciamo, oddio, le partite sono tutte belle, tutte emozionanti. Forse la prima trasferta, che è quella di Terni, con la Ternana di 2 anni fa, la prima, diciamo, perché è stata la prima, insomma, che ho fatto, e quindi è quella, certo, che mi è rimasta più. E il giocatore invece, il nerazzurro? Il giocatore, allora, di adesso? No, di questi primi anni. Diciamo, il mio preferito era il colonnello. Ah. Alessandro Bruno, diciamo che era lui quello che, diciamo, mi piaceva di più, non so, forse il suo modo di fare, non so, diciamo che era lui il mio preferito, però poi insomma ce ne sono tanti. Vediamo se ci sono domande anche per Giovanna, oltre che per Antonio, da parte di voi telespettatori. Siete sempre numerosi, sempre pronti a scriverci i vostri messaggi al 331 12 45 625. E viva le Pontinelle, simpaticissime. Anna Rita vi saluta, poi nerazzurro non è un colore ma una malattia, siamo d'accordissimo con lo schizzo di stampo littoriano che ci tempesta di messaggi ogni lunedì. Elogi per Marianna e Giovanna. Se Somma non porta il Latina tra le prime 10 avrà fallito, abbiamo una rosa di livello, dobbiamo essere più concreti. Un saluto affettuoso a Gianfranco Piccione da Frosinone, salutiamo Gianfranco. E non so chi sia Mozzi. È Marianna. Un saluto alle servitose Ponticello Auri. E poi solo con Moretti, unico regista vero, Latina con identità di squadra. E Brosco sopravvalutato. Qui continuano a punzecchiare Brosco per l'errore che ha spianato la strada alla Salernitana. Ancora elogi alle nostre Pontinelle. Salutiamo naturalmente tutti voi telespettatori che ci scrivete sempre così copiosi. Che dire, Antonio, a queste punzecchiate, appunto, riguardanti Brosco e non solo? Brosco alla fine è un po' croce e delizia per qualcuno, no? Perché alla fine indossa anche i panni del goleador e di gol molto molto pesanti. Devo dire che è uno di quei giocatori che ha la maggiore attenzione in assoluto, anche perché è diventato o quasi uno dei pilastri del Latina, forse ha collezionato 100 presenze, insomma sta diventando un alfiere. A volte incappa in questi errori, e quando un errore lo commette un difensore e poi si trasforma in un gol ha una risonanza maggiore. È lo stesso discorso che vale ad esempio per una leggerezza di un portiere. È chiaro che Brosco nel gol ad esempio incassato con la Salernitana per quel difetto di comunicazione probabilmente con Farelli, e anche nel gol di Avellino, in questo caso con Di Gennaro, due episodi avvenuti a distanza di così breve tempo portano spesso ad addossare la croce a Brosco, che però bisogna dargli atto anche che ha fatto dei gol importanti, tra cui quello di Novara, no? Sì, il gol del pareggio proprio negli ultimi minuti finali. Sono momenti che in un campionato lunghissimo ed estenuante come quello della Serie B, 42 partite, si gioca spesso, possono accadere. Il problema è che se iniziano ad accadere con una certa frequenza. Poi Brosco spesso finisce nell'occhio del ciclone, perché come commette un errore ha tutto questo risalto, però c'è da dire anche che ha disputato delle partite secondo me dove ha fatto in positivo la differenza.
E a proposito di Bosco, andiamo ad occuparci della nostra rubrica storica, ormai gli alti e bassi, vediamo la redazione cosa ha preparato questa sera. Avrete già intuito che per i bassi c'è già qualche nomination, per gli alti invece parliamo di Maxwell Acosti, in passato aveva realizzato al massimo un gol a stagione, ora ne ha già messi a segno 4, la difesa granata e la pioggia battente non riescono a contenerlo, con i suoi guizzi è il vero trascinatore della squadra. E poi sempre per quanto riguarda gli alti, relativamente al match con la Salernitana, abbiamo inserito Luigi Alberto Scaglia, l'uomo ovunque dell'organico nerazzurro, si riprende un posto da protagonista occupando ruoli diversi nell'arco dei 90 minuti. Con lui sono assicurate quantità e qualità, sicuri però che non sia preferibile per lui una collocazione più stabile? Questa domanda la facciamo ad Antonio Bertizzolo e poi la giriamo anche a Giovanna. Su Scaglia Mario Somma ha detto che è il 12° titolare, se non ricordo male. E Jolly. Esatto, quindi significa che è un giocatore che tiene in grande considerazione, anche con la Salernitana ha fatto una partita sopra le righe. Ricordo benissimo il suo gol con il Bari, che è stato un vero e proprio capolavoro, da autentico goleador, un tiro quasi alla Del Piero, all'incrocio. È un giocatore poi soprattutto di categoria, in Serie B servono i giocatori di categoria che conoscono le insidie del campionato, e Scaglia può essere un valore aggiunto insieme ad una scoperta, e condivido infatti anche la scelta di mettere Acosti tra i migliori in campo, perché è un giocatore su cui secondo me Mario Somma punta moltissimo e che può far addirittura consacrare in questa stagione. Non è un caso che rispetto al passato ha fatto più gol e soprattutto costruisce in maniera più concreta. È un giocatore dotato di grande anche imprevedibilità, di coraggio, di generosità, e è quello che ci voleva. A me piace molto Acosti. Tra l'altro Acosti è arrivato proprio le ultimissime ore di mercato, alla fine è riuscito ad assicurarsela, un colpo però passato quasi inosservato. Anche voi tifosi penso che abbiate accolto Acosti con un po' di scetticismo, sbaglio? Sì, in effetti sì, perché poi ecco, ma appunto uno, cioè, alla fine vedi tanti giocatori, come è successo poi l'anno scorso, alla fine sono arrivati tanti di quei giocatori, non sapevi neanche tu, ogni tanto veniva in campo qualcuno, ma questo da dove esce? Comunque, no, io penso che Acosti sia molto bravo e faccia la differenza in queste partite, veramente sta facendo la differenza. E penso che sia sempre presente, insomma, nel senso che comunque ecco, gioca sempre bene, non vedo che faccia alti e bassi, mentre altri giocatori alcune partite le fanno meglio, alcune invece non molto, insomma, io lo vedo sempre attento e mi piace, e anche la coppia secondo me con Dumitru secondo me va bene. Qual è il tuo giocatore preferito quest'anno? Ma il tuo Alessandro Bruno, non ce n'è secondo me, no. Alessandro Bruno no, scherzo, no, ci sono vari giocatori, ma diciamo anche Corvi adesso che si sta scoprendo, soprattutto con queste due partite, perché all'inizio purtroppo non ha fatto il suo exploit, sì, no? E invece infatti eravamo molto titubanti, perché diciamo, come nell'altra squadra tutti dicono che segnava, noi vediamo, poi dice tempo, perché dai. Qui no? Perché quando vengono alla Latina non segnano, poi si era fatto male purtroppo, sì, insomma, è vero. Però devo dire che insomma, però la domanda insomma, alla donna, sì. Il preferito, l'aspetto estetico? Una Corvia. Corvia. È un bel Corvia. Ragazzo, sì, Corvia è un bel ragazzo. Anche fa di presa. Gennaro, diciamo la verità, anche di Gennaro, un bel ragazzo. Si può fare, però si può accettare Corvia, anche Corvia di è più... Beh, un bel complimento, oggi è compleanno suo, mi pare. È vero, auguri a Daniele Corvia. E allora hai fatto tanti un bel auguri, regalo, allora dai. Tanti auguri, sì. A Daniele, tanti è auguri, vero. Sì. Magari chissà, al prossimo compleanno di qualcuno, forse potremo ospitarlo qui in studio, vedremo se la Latina Calcio ci concederà questa grazia. Intanto passiamo ai bassi, ai voti diciamo meno incoraggianti, lo abbiamo anticipato. Riccardo Brosco, dopo le amnesie di Avellino, un altro brutto passaggio a vuoto nell'erroraccio che spiana la strada a Donnarumma per la prima rete ospite, la stanchezza sta probabilmente prendendo il sopravvento, finora ha sempre giocato e si vede. E poi
per quanto riguarda sempre i bassi, Simone Farelli, protagonista in collaborazione con Brosco del pasticcio sul primo gol, il sostituto di Di Gennaro macchia una prova che fino a quel momento era parsa di ordinaria amministrazione. Le voci di mercato sul nuovo portiere non lo aiuteranno di certo. Che dice Antonio? Farelli nella partita con la Salernitana aveva fatto un intervento molto buono secondo me su Gabbionetta, che lo aveva spiazzato di piede un po' alla tra virgolette Garella, bravissimo, e era stato molto bravo perché Gabbionetta lo aveva spiazzato, lui comunque era riuscito a prendere una palla che era molto insidiosa. L'errore nel 2-1 di Donnarumma è sotto gli occhi di tutti, lì è proprio un difetto di comunicazione tra difensore centrale e portiere. Tu che sei milanista ricorderai un derby vinto dal Milan con un'autorete di Ferri in una circostanza simile, su un retropassaggio di testa. Poi Ferri era specialista, lo cita anche Ligabue. E quindi agli autogol. E quindi è chiaro che di fronte a questa evidenza c'è poco da dire, è stato un problema, c'è stato proprio una mancanza di dialogo secondo me in un reparto che è nevralgico come la difesa. E a proposito di mercato, si parla insomma di una possibile sostituto inorganico di Gennaro, che quantomeno fino a febbraio non si rivedrà in campo, e circola il nome di Pelizzoli, una vecchia volpe. Pelizzoli ormai è un giocatore di 35 anni se non andiamo errati, con esperienze anche all'estero, lo scorso anno alla Virtus Entella, anche se ha avuto un brutto infortunio, e attualmente svincolato. Può essere una soluzione giusta, Antonio? Io punterei invece su un giovane, perché Pelizzoli è un grandissimo portiere, lo ricordiamo ai tempi della Roma, l'esplosione quando era con l'Atalanta, le sue parentesi anche europee. Qualcuno potrebbe dire giustamente un portiere di categoria, però io invece punterei su un giovane, motivato, anche se è difficile trovare un profilo di questo genere, secondo me, perché che possa rispondere a queste caratteristiche. Ad esempio, a me è piaciuto il portiere della Ternana, Mazzoni, che è stato anche a Livorno, che è un portiere di categoria, anche se avanti con l'età, però parliamo di due stili, due scuole diverse. Forse io punterei più su un giovane con simile quasi a Di Gennaro. Non so se De Lucia potrebbe essere indicato addirittura per una promozione, in prima squadra, perché un giovane bisogna essere bravi secondo me a non farlo bruciare. Mario Somma però è un allenatore da questo punto di vista in gamba, sa leggere bene certe situazioni e quindi potrebbe anche scegliere un portiere giovane, anche se ricordo che ad Arezzo lui vinse il campionato, mi pare, con Pagotto, che potrebbe essere il Pelizzoli di Latina. Dipende anche molto però, secondo me, dall'aspetto anche caratteriale del giocatore che si cerca. Quello è molto importante. Intanto salutiamo Federico da Londra, che è un nostro affezionato telespettatore, salutiamo Bicio, salutiamo tutti gli amici che ci stanno scrivendo e rispondiamo a un nostro telespettatore che chiedeva notizie di Minala. È una domanda che proprio il sottoscritto ha fatto a Mister Somma dopo la partita con la Salernitana, e Somma mi ha detto: io non l'ho mai visto, non so dirvi quale sarà la sorte di Minala, perché non abbiamo sue notizie, almeno che ha detto che ne avremmo dovuto parlare con la società. Quindi Minala dovrebbe essere un capitolo chiuso a questo punto, Giovanna. Minala, il giocatore. Sì, ecco, infatti sì, quello che stavamo dicendo, perché un grosso punto interrogativo. È un punto interrogativo. Adesso è sparito e non e non si sa, insomma, che fine abbia fatto. A volte, ecco, infatti da quando poi è arrivato Somma, Minala non è più stato messo in campo. Però anche sì, è vero, è un punto interrogativo, perché a volte sembra che faccia qualcosa di buono, ma la maggior parte delle volte no. E quindi ecco, forse non ha un ruolo ben definito, probabilmente non ha un ruolo ben definito, quindi non riesce a dare il meglio, comunque a farci capire di che pasta è fatto. Ecco, è vero. Tra probabilmente è così. Giuliano l'ha fatto giocare anche centravanti. Sì.
una delle ultime partite di Giuliano. L'ultima di Minala, quantomeno. Sì. Sì, era una delle ultime di Giuliano, se non ricordo male, e l'ultima di Minala perché non si hanno più notizie, però questo silenzio rappresenta una risposta, secondo me, abbastanza indicativa. È successo qualcosa che ha portato Minala fuori dal Latina. C'era qualcuno che ti chiedeva quale dei nerazzurri deve ancora crescere, secondo te? Domanda proprio rivolta ad Antonio Bertizzolo. In questa squadra, in questo gruppo. In questo gruppo, secondo me, può crescere Talamo e anche Bandinelli. Parlo di attaccanti. Talamo può essere un giocatore che può maturare ancora di più, perché lo vedo un elemento molto agonisticamente cattivo, quindi un giocatore, se non sbaglio, è campano, quindi anche con quella forza interiore, quel coraggio. Bandinelli mi è piaciuto nella partita serale che Latina ha perso con la Ternana, che si è fatto apprezzare subito. Forse è stato buttato nella mischia immediatamente poi da Giuliano, dall'inizio della partita, mi pare, a Brescia. Però un elemento che secondo me può crescere, scuola fiorentina, quindi penso a loro due, che sono due giovani, e penso anche a Celli, che è un prodotto del vivaio del Latina. E sappiamo, insomma, quanto tenga questo discorso. Lo diciamo con grande orgoglio. Penso a Celli e penso anche a Campagna, che meglio non poteva iniziare il suo esordio con una bellissima traversa, veramente era da romanzo. Un giocatore nato a Latina, che gioca con la maglia della sua città, entra e per poco non fa un gol quasi allo scadere con quella traversa che ancora balla, probabilmente. Se segna, mi alzo e me ne vado, così ha detto Mario Somma. Aveva tutti i motivi. Comunque, ecco, secondo me ci sono questi quattro elementi che possono crescere. Con Mario Somma sono convinto di sì, perché è un allenatore che ha allenato Amsic, Nangolan, quindi c'è anche questa buona stella, secondo me. Questo intuito poi nel scorgere dei talenti importanti. Tra l'altro Bandinelli è alle prese con un problema, un infortunio, insomma dovrebbe rientrare proprio in settimana, staremo a vedere, anche per le condizioni di Marchionni e Moretti, per i quali comunque si profila uno stop, non dovrebbero esserci nella trasferta di Lanciano. Iniziamo ad occuparci allora del prossimo turno, vediamo quale sarà il programma di questa nuova giornata di campionato. Allora, si va a Lanciano, una squadra che sta facendo decisamente male, una squadra che è impalagata nelle zone delle sabbie mobili della graduatoria. Trasferta che nasconde però delle insidie, perché la Virtus Lanciano deve assolutamente conquistare dei punti per risalire la china. Che ne dici, Giovanna? Sì, speriamo che non lo faccia con il Latina, spero solo questo, perché adesso noi abbiamo bisogno di punti. Sì, diciamo, non siamo messi malissimo, però abbiamo regalato già troppi punti. Io sono dico solo questo. Purtroppo noi facciamo le partite, ecco, come l'ultima con la Salernitana, abbiamo fatto la partita e abbiamo giocato anche di più del solito, nel senso che mentre nelle altre partite 30 minuti giochiamo, dopodiché cala l'attenzione, cala anche tecnicamente parlando la forza fisica dei giocatori, secondo poi non solo me, ma penso anche un po' tutti. Questa volta hanno giocato di più, secondo me anche un 70 minuti hanno giocato, insomma, quindi devono farcela per forza. E l'unico problema del Latina è, secondo me, è quello di una volta fatti i gol, ho fatto un gol, ho fatti due, ho fatti tre, bisogna devono tenerli, è cosa che purtroppo non riesce a fare. E intanto la regia ci segnala questo doppio vantaggio del Cagliari, ormai con un piede in Serie A, ma già lo sapevamo da quest'estate. E che dire per questa trasferta abruzzese, Antonio? Ti aspetti novità, informazione? C'era un telespettatore che invocava l'impiego di Esposito. Esposito potrebbe essere un giocatore in questo momento ancora più importante. Secondo me il Latina con Esposito acquista un certo ordine difensivo, questa è la sensazione. Poi prendere gol negli ultimi minuti ci può stare nel calcio, però qui, come hai fatto vedere anche dalla grafica,
5 volte inizia a essere preoccupante secondo me da alcuni profili. Esposito è un giocatore che ha una grandissima esperienza, il primo anno di Serie B ha lasciato il segno, l'anno scorso ha avuto un infortunio e il Latina infatti anche la sua assenza l'ha pagata a caro prezzo. Come dicevo prima, è un giocatore che porta secondo me molto ordine difensivo, lo vedo anche tatticamente disciplinato. Lanciano è un campo per noi molto ostico perché il Latina non ha mai vinto, ha sempre pareggiato, ha sempre quasi sofferto comunque. Esatto, ha sempre sofferto. Mammarella che tira quelle punizioni terribili, è un giocatore importante. L'anno scorso, tanto per restare in tema di partite in vantaggio, il Latina stava vincendo e poi fu ripresa, mi sembra, anche in quel caso nel finale. È il fascino però, diciamolo, del campionato di Serie B dove non c'è nulla di scontato, dove è un campionato bellissimo, molto affascinante, a parte il Cagliari che sta facendo un cammino secondo me quasi come il Palermo 2 anni fa, è un campionato aperto, dove il Novara che è partito con 2 punti di penalizzazione ha avuto un avvio titubante, adesso è in zona playoff, il Perugia con Bisoli che era sulla graticola. E adesso si è ripreso la grande. Si è ripreso e secondo me può uscire molto bene il Perugia. Secondo me può essere una squadra che può inserirsi insieme al Bari, e al Cesena e al Novara. E il Crotone secondo me dovrebbe tenere fino alla fine, arrivare quantomeno in zona playoff. Ne ha di risorse questo Crotone dei giovani. Siamo alle battute conclusive di Bordocampo Serie B, ci sono ancora messaggi per le nostre pontinelle, qualcuno propone addirittura di sostituire il sottoscritto. Giovanna, la prossima settimana ci sarai tu a condurre, che dire. Volentieri. A proposito dei tifosi, vi devo ricordare un appuntamento, un'iniziativa da parte dei gruppi organizzati a sostegno della famiglia Sallustio. Ne abbiamo parlato la settimana scorsa con una maglia del Latina Calcio di Riccardo Brosco, in particolare donata dall'amico Claudio Vecciarelli. C'è una lotteria che è stata organizzata, non è stata completata questo iter per il maltempo di sabato, verrà completato questo passaggio durante la trasferta di Lanciano, dunque la lotteria con in palio la maglia verrà assegnata nella prossima trasferta di Lanciano all'interno dei pullman, verranno raccolti dunque ulteriori fondi e chi vincerà questa maglia del Latina Calcio la riceverà qui in trasmissione nei nostri studi lunedì prossimo alle 21.10 per il nuovo appuntamento con Bordocampo Serie B. E dunque è veramente tutto. Io ringrazio le pontinelle. Grazie a te Domenico per averci ospitato. Grazie mille. È stato un vero piacere ospitare te e Marianna. Ci avete portato una ventata di rosa, il colore che ci piace accostare al nerazzurro, vero Antonio? Sì, è un colore gradevole, anche se io preferisco l'arancione accanto al nero azzurro. Lo so cosa ti ricorda, lo so benissimo. È una scelta cromatica. Caro Antonio, grazie per essere intervenuto. Grazie a te, mi permetto di rispondere a una domanda molto importante di un tifoso da casa. Quando riapre il settore ospiti? Ci vorrebbe una puntata a parte per parlare di quello che è accaduto. Ma io so che tu hai i doni di sintesi fantastici. Esatto, e ci vorrà ancora, penso, molto tempo. Secondo me, forse con l'anno nuovo. Quale anno? Questo anno nuovo? Forse, ma è una mia sensazione perché la situazione è alquanto critica, quindi per il momento possiamo anche dimenticarci del settore ospiti. Il mio timore è che ci voglia una nuova amministrazione per iniziare a pensare a piani regolatori, a tribune. Sì, perché è una situazione molto complicata quella del settore ospiti, è sotto sequestro, ancora non è stato mai chiesto il dissequestro della struttura. È molto articolata, comunque ne riparleremo. Non a breve sicuramente rispondo alla domanda e penso di essere stato abbastanza sintetico. Allora grazie ad Antonio grazie Bertizzolo, a te Domenico, la voce di Radio Luna, nonché la firma storica ormai di Latina Oggi, perché scrivi da tanto tempo, così come da tanto tempo segui Latina Calcio. Grazie alle pontinelle per essere intervenute. L'appuntamento è per lunedì prossimo, sempre alle 21.10, sempre su Teleuniverso con Bordocampo Serie B. Grazie e buona serata. Grazie.